Buongiorno Italia, che bello osservare il cielo al mattino appena alzati, limpido e sereno, eh? Ah, dovete guardare le notizie dei vostri social, capisco. Cari amici e care amiche, grazie per i vostri graditi commenti, dove con molto piacere leggo che avete capito il grande inganno della Matrix e che avete anche compreso la grande messa in scena del sistema per ottenebrare menti ed anime. Vi invito sempre ad accedere alle altre piattaforme e prendere visioni di video scomodi al sistema, ma non vuol dire per questo che non contengano argomenti veramente importanti che i mainstream non vi vogliono raccontare. Tra le varie playlist di approfondimento con questa stessa tematica avete a disposizione Aerei, dove trovate tantissime altre analisi interessanti che confermano la palla del globo. Oggi sono qui con l'articolo del 23 settembre scorso dove informano che a causa di un forte vento hanno dovuto fare uno scalo d'emergenza. L'aereo è partito dall'aeroporto internazionale JF Kennedy di New York diretto a Auckland in Nuova Zelanda, ma ha dovuto fare uno scalo all'aeroporto di Nadi nelle isole Fiji. Adesso, senza andare a leggere tutti i dettagli dell'articolo con orari, ritardi, eccetera, usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione e vediamo quanto vanno d'accordo fra di loro questi strumenti. Qui ho semplicemente sovrapposto due screenshot fatti con Google Maps e, come potete vedere, ci danno un tempo di volo di 17 ore e 35 minuti per volare da New York ad Auckland, mentre fra New York e l'aeroporto di Nadi nelle isole Fiji 18 ore e 40 minuti, ovvero più di un'ora di differenza. Ho voluto sovrapporre le due schermate da The Great Circle Map, ma c'è qualcosa di strano perché sembra che sia più lontana la Nuova Zelanda rispetto alle isole Fiji, non vi pare? D'accordo, le immagini non hanno sicuramente la stessa scala, però se andiamo a vedere le distanze, Google Maps non ha ragione, perché la distanza fra New York e le isole Fiji è di 12.847 km, mentre fra New York e la Nuova Zelanda ci sono 14.207 km. Torniamo su Great Circle Map e vediamo le distanze. Corrispondono. 12.847 per le isole Fiji e 14.207 per la Nuova Zelanda. Perché Google indica un'ora in più se la distanza è minore? Mistero della fede. Ma la domanda rimane. Se le rotte indicate sono quelle che vediamo in rosso, che senso ha che si siano spostati di tutti questi chilometri per fermarsi alle Fiji? In realtà nell'articolo si legge: questo perché il Boeing 787-9 utilizzato nel servizio si stava avvicinando al limite superiore del suo inviluppo di volo sulla rotta non-stop, che ha un tempo di volo programmato di 17 ore e 35 minuti. Quindi hanno scelto di fare rifornimento. Ma che senso avrebbe avuto spostarsi da questa rotta a questa rotta? Sono molti chilometri in più. Andiamo a vedere la nostra bella mappa a GLISO. Non abbiamo molte parole da spendere. La mappa della terra piana Gleason ci fa vedere questa, che è la rotta fra New York e Auckland, dove passa esattamente sopra le isole Fiji, proprio perché non viviamo su una palla globo che gira e schizza infinita nello spazio. Ricordate, nello spazio hanno inviato solo la vostra immaginazione. Un saluto, Dino.